Frank, una bella due giorni, una bella cosa. E ormai già oggi, perché è superata la mezzanotte. È Capran. Ah, Frank, allora. È Capran. Perché sto capo da. Con tempi di crisi bisogna accorciare, bisogna essere veloci. Capran. A Capran, ma che fai sul Capran? Io non ho aspettative da Capran, non ce l'ho mai avute. Manco io. È un giorno come l'altro, Capran. Cioè, è un giorno che si chiama solo Capran. E Capran, cioè, è Capran, perché è in fine di un Capran, è in fine di un anno e all'inizio dell'anno. Cioè, alla fine di un anno è dopo capo dell'anno. È Capran. È Capran. Quindi, anche domani, come l'anno scorso, Capran. Capran. Io non ho aspettative da Capran. Tu hai aspettative da Capran? Neanche le voglio. Oh, giornata come un'altra. Chi ha aspettative a Capran vuol dire che ha snazzicato, ha fatto un dolce tutto l'anno. Capran. Ci sentiamo domani per decidere se a Capran ci beviamo un bicchiere di vino. A Capran mezzanotte e un minuto però tutti a casa propria. Non champagne. Vino o birra. A Capran! Capran. Viva la vita, bella per te, sei una brutta persona. Capran. Capran. È un giorno come un altro. Chi ha troppa aspettativa a Capran? Che c'hai, beh? Passa. Ha chiesto informazioni a Capran, a zio Frank. Via la vita, bella per te, Capran. E ogni giorno è un buon giorno per fare festa. È chiaro, Capran puoi fare un po' più tardi perché il giorno dopo teoricamente non lavori. Ricordati sempre c'è qualcuno che lavora. E massimo rispetto, bella per te. Soprattutto chi ti serve a tavola, a Capran. Rispetto e mancia più alta. Rispetto e mancia più alta. Rispetto e mancia più alta. Vive la life a Capran.